Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospite una parte del gruppo, diciamo abbiamo ospite il gruppo. Parliamo di AS. A questo punto, la prima domanda più semplice: come nasce AS, ma soprattutto perché questo nome? Innanzitutto ciao a tutti e grazie a tutti, io sono Paolo degli AS, voce e basso. Abbiamo scelto il nome AS perché significa noi e come noi intendiamo un qualcosa nato in maniera puro semplice da due amici musicisti che si sono dati come obiettivo di portare con la loro musica il più alto carico emotivo possibile alle persone, con una sonorità rock blues ma anche un po' pop. E cerchiamo nel nostro piccolo, per il più possibile, di uscire un po' dal solito schema e cercare di scaturire qualcosa nelle persone durante l'ascolto, di incuriosirle, chiedersi il perché. A questo punto parliamo di questo disco debutto. Come nasce questo disco? Da cosa avete tratto ispirazione? Allora, questo singolo nasce da un'idea di presentare un pezzo di matrice rock blues. In fase compositiva si è presa qualche altra sfumatura e allora da lì, appunto, come ho detto poco fa, abbiamo cercato di raccogliere anche un po' di bacino pop. E questo brano, appunto, visto che io stesso ho scritto il testo, parla di una persona che si trova in un mondo che non riconosce più, si trova un po' spaesato e chiede un aiuto guardando il cielo, sperando in un aiuto di qualcun altro, di qualcos'altro, per trovare la via. E nasce nella semplicità più assoluta, nella libertà musicale più totale e tutto mosso da una grande emozione, già nella fase compositiva. E oltre che una copertina intrigante con questo paesaggio, con queste nuvole, con queste E torri, sì. mi fa piacere la sua attenzione sulla copertina. La copertina, sì, l'ho realizzata io e quelle torri, quella rappresentazione, io l'ho vista un po' in questo senso. E nella mia testa mi è tornato in mente l'episodio biblico della Torre di Babele, quando l'uomo voleva costruire la torre alta, più alta possibile per andare a sfidare Dio, cosa ovviamente impossibile. E allora, visto che questo testo, questo racconto, parla appunto di una persona che sente qualcos'altro, e appunto vi è questa indicazione di questa opera, di queste opere nettamente impossibili, cioè una torre non può superare il livello delle nuvole. E quindi ho cercato un po' di racchiudere questo concetto anche nella copertina. E poi una cosa che si nota principalmente è il fatto Sì. che utilizzate l'inglese, cioè sdoganate col fatto che non necessariamente bisogna parlare l'italiano. Sì, noi abbiamo pensato di cantare in lingua inglese per un semplice fatto perché, essendo definita la lingua internazionale, poi ovviamente noi, sappiamo tutti, non siamo di madrelingua, ma cerchiamo di fare del nostro meglio. È solo per una questione di comunicazione e accessibilità, per il più possibile anche all'estero, un domani, se sia possibile. E questo brano è stato presentato, abbiamo detto, per chi ci ascolta, già è stato presentato, ma l'avete suonato dal vivo. Qual è stata la vostra emozione salire sul palco ed esprimere con i suoni, la voce, il vostro essere davanti a tanta gente che vi ha ascoltato? Qual è stata l'emozione che avete provato? Sembra una domanda particolare, ma in realtà vorrei risponderle così. Quello che abbiamo provato a suonarlo dal vivo, visto che presentando la Rock Targata Italia 2022 ci siamo esibiti in acustico,
ci siamo resi conto che è un brano molto forte perché avendolo suonato solo con due chitarre acustiche, due voci, senza appunto una batteria, quindi la band al completo, abbiamo capito, cioè appunto, che sta su, questo brano sta su in un modo molto energico. Proprio come le dicevo prima, a livello emotivo, quindi non serve chissà che quale mezzo per poterlo esprimere. E noi personalmente l'abbiamo capito. Speriamo che i presenti l'abbiano recepito in qual modo. Si può. E invece quando siete scesi poi dal palco che avete incontrato la gente, vi hanno fatto domande o vi hanno fatto solo complimenti? Oppure ti hanno fatto domande che neanche ti aspettavi che ti facessero, però ti hanno in fondo gratificato e ti hanno reso felice e dare una risposta è stato ancora più felice perché ti ha ascoltato. Allora, in realtà sì, le posso dire che c'è stato un po' di tutto, ma quello che ci ha colpito in particolar modo era l'espressione delle persone. L'espressione delle persone durante l'esecuzione. Cioè, nonostante quando uno suona non osserva la gente, ma si percepisce un'energia, si percepisce quando la gente è attenta, attenta a un qualcosa di piacevole. Questo l'abbiamo percepito un po' da subito. E come mi ha chiesto lei, dopo ci sono stati vari commenti, dal silenzio ai complimenti, appunto la recezione emotiva per alcuni, dove siamo stati contenti, e grosso modo un po' di tutto, via, per essere, diciamo un po', per non essere troppo da una parte o dall'altra, essere un po' imparziale. Ci sono che musicisti in cui ti sei ispirato, vi siete ispirati e che nel tempo vi hanno fatto anche crescere artisticamente, che un pochettino portate anche un po' dietro nelle sonorità? Allora, io e Pietro siamo due persone che sin da piccoli siamo sempre stati abituati in famiglia ad ascoltare quella musica, magari che non era molto consona per i ragazzi della nostra età ai tempi. Per esempio, quando si facevano le scuole medie, non mi ricordo cosa ascoltavano i ragazzini, ma a casa mia giravano i vinili degli ABBA, dei Dire Straits, di Michael Jackson, di Eddie Van Halen, dei Kiss. Girava un po' di tutto. E lo stesso un po' a casa di Pietro. Poi negli anni, diciamo da ragazzi, ci siamo un po' dedicati, diciamo un po' più al rock. Lui un po' più sull'ambito metal, io un po' più sull'hard rock, ma grosso modo abbiamo trovato un punto di incontro in questi generi. E io avevo anche una tribute band italiana, i Dream Theater, e lui aveva una band metal. E quindi abbiamo cercato con questo progetto di racchiudere e sprigionare in un secondo momento le energie positive che ci hanno trasmesso gli artisti positivi. Cioè, chiedendoci cavoli, ma se cercassimo di fare della musica che non sia per il più possibile un copia e incolla, ma un qualcosa che ricordi magari vagamente nella testa delle persone qualche sonorità, qualcosa di qualche artista che non sia magari né nel rock, né nel blues, né magari nel pop, ma con quella sfumatura un po', creare un po' quella curiosità. Questa è la nostra idea di base. Poi, come sempre, dal dire al fare, cerchiamo di fare del nostro meglio. Abbiamo capito che suoni la chitarra. C'è Io suono. qualche... Dimmi, suoni anche? No, no, sia basso che chitarra. Sì, nella band sono il bassista, ma compongo anche parti per chitarra. Qual è, nel mondo della musica, il bassista che hanno fatto successo, grandi successi? Vabbè, nella nostra zona abbiamo Saturnino, ma... Sì, cavoli. Ma c'è qualche artista a cui... ti sei un pochettino ispirato perché ti ha fatto modificare anche un po' il modo di suonare? Sì, potrei dirle di sì. Per esempio, diciamo anni fa, mi sono ispirato molto, molto a Flea, Red Hot Chili Peppers. Come dinamiche, come stile di linea di basso, quindi un basso aggressivo con una linea molto prorompente quasi in ogni brano. E dall'altra parte, con l'affinare del tempo, sono anche poi diventato insegnante di musica, insegno tuttora, ho lezioni private,
E mi sono avvicinato un po' allo stile Marcus Miller. Quindi si va a creare un po' questo ibrido, quindi un basso potente, ma allo stesso tempo bluesy jazz, con quella frase magari inaspettata, quel movimento inaspettato in alcuni momenti, per il possibile, se si può. E a questo punto Ok. progetti, oltre a questo singolo, progetti futuri e poi possibili dischi e tournée? Allora, stiamo lavorando al secondo singolo, abbiamo intenzione di far uscire un EP di 4-5 brani e nel frattempo stiamo programmando i vari live e preparando anche il merchandising. Bene, a questo punto noi ti ringraziamo per l'intervista e a questo Io punto grazie a voi. ci aspetteremo, vi aspetteremo per il nuovo singolo, così ci racconterete anche questo nuovo singolo e ci fai i saluti finali. Allora, saluto lo studio 7, saluto tutti quanti, ringrazio tutti gli ascoltatori e ringrazio in anticipo tutte le persone che seguiranno gli AS. E ricordiamo dove potervi raggiungere, dove trovare il singolo. Certo. Allora, il singolo lo potete trovare su tutti i digital store quali Amazon Music, Spotify, Deezer e ci trovate su Facebook, www.facebook.com/as e su Instagram, That's Us Official. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.